Il 22 dicembre 2019 il Milan a Bergamo toccava il fondo perdendo 5-0, 13 mesi dopo guarda tutti dall'alto in basso contro l'Atalanta, cerca conferme per il primo posto e per andare a più 13 della squadra di Gasperini. Si gioca la 19esima giornata di Serie A, benvenuti a Milan, Atalanta. Toloi. Atebur. Ilicic per Atebur, che è passato. Atebur al cross. Donnarumma salva il Milan. Ilicic. Il tocco di Freuler. Gosens al cross. Interessante. Il colpo di testa. E Romero porta avanti l'Atalanta. 1-0. Azione studiata, voluta. Sblocca l'Atalanta al minuto 26. Era da qualche minuto che si faceva preferire la squadra di Gasperini. Il cross è perfetto, l'inserimento è perfetto e lo perde Kalulu. Cercato Ibrahimovic che sbuca e mette sul fondo. Dormita della difesa dell'Atalanta. Milan vicino all'1-1. Zapata, si inserisce Freuler. Ilicic, spazio per Atebur. Ilicic va con il sinistro, Kalulu. Poi che sì, a saltare all'indietro. Calcio di rigore per l'Atalanta. Ammonizione per che sì, calcio di rigore per l'Atalanta. Ilicic contro Donnarumma. Va Ilicic! Buca Donnarumma, 2-0 Atalanta. Terzo gol in campionato, 90esimo in Serie A team per Ilicic. Era andato dalla parte giusta Donnarumma, palla che gli è passata sotto. Si butta dentro Toloi. Occhio Ilicic, il cross a cercare Zapata di testa che si divora lo 0-3. Zapata per Freuler. Ilicic guarda la porta, non calcia, punta Musacchio, doppio passo, Ilicic allarga di un nulla al suo destro. Che giocatore meraviglioso Josip Ilicic. Ibra forse spinto da Romero, poi che sì, si infila, che sì, poi Mandžukić, Gollini salva tutto subito, protagonista Mandžukić. Il pallone dentro per Zapata, palo! E poi Milan si salva. Spinge Romero per Zapata, posizione regolare, Zapata, Zapata! 0-3, questa volta non sbaglia, manda i titoli di coda sul match, l'Atalanta con Duván Zapata. Gol numero 8 in questo campionato, sono 89 in Serie A team per il colombiano. Tonali con il mancino, palla che passa, Ibra anticipato, che sì non ci arriva. Poi Ibrahim con il destro che gira, ma non trova la porta, due, anzi tre giocatori del Milan a terra, non c'è nulla. Destro di Ibrahim che tocca il palo. Lezione dell'Atalanta al Milan, al Meazza finisce 3-0 Atalanta.